Sognare si può, buongiorno. Siamo arrivati con Carmelo Riga. Ciao Carmelo. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto, con te c'è sempre un sorriso da condividere. E infatti ho messo la nostra foto, il nostro che doveva essere foto, poi mi ha scoperto essere video. Con la nostra scrosciante risata, perché l'ho trovata tanto divertente allora quanto riproporla adesso. Quindi benvenuto, ora parleremo anche di qualcosa di molto serio, però sempre con il nostro sorriso, perché tu sei una persona gioviale e a noi ci piace la giovialità. Intanto benvenuto, come va il lavoro, visto che adesso ti lancio, visto che stai seguendo un progetto nuovo che è partito da poco, e parliamo di anagrafe itinerante a Torino. Ma ho detto la cosa giusta? Esattamente, hai detto la cosa giusta. È un progetto nuovo, tra l'altro unico in Italia, che è stato partorito appunto da persone appunto che lavorano nell'ambito, proprio per dare una mano anche alla gente, alle persone, tutto quanto. Comunque è un progetto nuovo, molto nuovo di pacca. Nuovo di pacca. Ma senti, ma raccontamelo dall'inizio. Sì. A un certo punto, come vi è venuto in mente di mettere l'anagrafe su un camper? Tanto per iniziare. Diciamo che era già un'idea che stava viaggiando nei meandri degli uffici. Poi appunto c'è stato una persona che si chiama Roberto Giacchino, se non vado errato, che ha avuto questa idea, che sarebbe appunto il collaboratore dell'assessore, e insieme al, diciamo, il pezzo grosso dell'anagrafe, quella che segue tutto, che sarebbe Valentina Bocchino e Ezio Martina, si è messo insieme tutte le idee, sono andate avanti, e insieme a un camper della Protezione Civile ci hanno dato questa opportunità, è stato allestito, sono arrivato anch'io, mi hanno dato una mano, io ho contribuito ad allestire il camper e portarlo avanti, perché appunto essendo io, diciamo, non il promotore, ma quello che porta avanti questo progetto, sono due sportelli anagrafici sopra questo camper e andiamo nelle varie piazze a dare una mano alle persone. Esatto, tu sei, sappiamo, una persona entusiasta, al di là del fatto che sei molto competente dal punto di vista della materia, in quanto hai a che fare con questo mestiere da tanti anni, quindi voglio dire, sei una persona che ha una grande esperienza alle spalle, sei molto tecnologico dal punto di vista, insomma, dei computer, per cui hai trovato, secondo me, proprio, come dire, la tua, in qualche modo, il tuo modo di esprimerti adatto proprio, cioè, alla tua personalità, per quanto penso, per l'entusiasmo che hai anche nell'affrontare le cose, le persone. Assolutamente sì, cioè, ma quello che dici più o meno praticamente è tutto vero, ma quello che mi diverte di più, no? È la gente mi diverte, mi piace, e oltretutto quando vedo che va via soddisfatta sono contentissimo, cioè, poi comunque, cioè, noi siamo branco, cioè, nel senso che noi siamo comunque per la gente, no? Allora, cioè, certo che mi diverto, e quando vedo la signora che viene sotto il campo e mi chiede due informazioni, va via soddisfatta e contenta, no? Cioè, io sono felice, anzi. Cioè, che ben vengano queste persone. Esatto. Allora, vorrei intanto raccontare un attimo brevemente che cosa significa mettere l'anagrafe sul camper e andare in giro. E poi vorrei anche parlare di te, nel senso che io ho avuto modo, vabbè, noi ci conosciamo ormai da tanti anni, però io ricordo che quando ancora non ti conoscevo, venni all'anagrafe, andai all'anagrafe, e in uno di quei giorni pieni di gente, sai, quelle volte che dici, ma perché ho scelto questo momento, che il mondo ha deciso di venire tutto intero qui, e mi ricordo
che insomma, cioè, come sempre accade in questi luoghi, no? C'è la persona magari infastidita, quella che ha freddo, quello che magari brontola perché piove mondo ladro, insomma, sai, no? Ognuno arriva col suo bagaglio e con le sue esperienze, con le sue magari tensioni, eccetera. E, però andavano sulla destra, io non sapevo che ci fossi tu, e ritornavano fuori con un sorriso. Come fai? Dopo l'ho scoperto, ma raccontalo anche ai nostri ascoltatori. Ma niente di che, c'è semplicemente me stesso, perché se io penso sempre se mi trovo dall'altra parte, no? Io vorrei ritrovarmi davanti a una persona che appunto non sia la solita persona istituzionale che deve essere burocratica, no, deve essere una persona, che ne so, vicina, molto vicina anche ai problemi. Perciò come mi dovessi vedere io, diciamo, la persona che ha bisogno dell'anagrafe, nello stesso momento, perciò, dato che sono dall'altra parte, cerco di far star bene anche le persone, davanti, non solo, perché poi escono soddisfatte e escono con il problema risolto. E anche se non glielo risolvo, non si arrabbiano con me, non mi insultano, almeno quello. Cioè. Esatto, anche perché mi voglio anche spezzare una lancia, no? Per chi lavora negli uffici pubblici, mi dicevi da contratto ci sono anche i malumori e gli insulti, cioè voi sapete, sì, già che può capitare. Sì, sì, noi ci spettano questi. No? E quindi avere anche, secondo me, questo punto di vista aiuta, perché tanto lavorare bisogna, e quindi, diciamo, è vero che è difficile avere a che fare con le persone alle volte, ma se tu ci metti del tuo, un po' di entusiasmo, probabilmente anche la persona dall'altra parte si sente più empatica nei confronti di chi ha di fronte, che comunque non è responsabile della situazione che sta vivendo, no? No, infatti, ma se, guarda, ti faccio un piccolo esempio, no? Se io vado a lavorare e sono di buon umore, no? E esco di buon umore, sono contento. E certo. Cioè, quando esco fuori sono tranquillo. Se io vado a lavorare arrabbiato, no? E trovo gente arrabbiata, tornerò a casa arrabbiato. Ma perché? Tanto io 8-9 ore, quante sono, dovrò comunque farle lavorare. E passo la mia grande giornata insieme a queste persone. Perciò cerco di passarla nel miglior modo possibile. Esatto. No? È un sorriso. Che ti arriva. Che poi oltretutto dare un sorriso, no? Questo parlo con parole degli altri, no? Non mi costa niente, però me ne arrivano veramente tanti e sinceramente ti apre il cuore, cioè ti fa star bene. Cioè, quando vai, che ne so, in giro, come a me è capitato spesso volentieri, no? Che mi fermano, mi danno la mano e dico: complimenti, lei è veramente una brava persona, cioè ti apre il cuore. Certo. Perché a me certo. È capitato questo. È bellissimo, infatti. Voglio salutare Goffredo Battimo. Oh, ciao Goffredo. Sta guardando. Stefano e Rubio, Mario Di Cristofaro e tutte le altre persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Allora, torniamo però a Bomba e raccontaci bene in che cosa consiste questa anagrafe itinerante. Voi avete creato questo progetto per cui l'anagrafe con alcuni suoi servizi, sì, è stata trasferita, dico giusto, tu correggimi se sbaglio, all'interno di questo camper, e organizzate cosa? Dei percorsi? Allora, diciamo dove, come dobbiamo, come possiamo, ecco, approcciare a questo progetto? Sì. Allora, diciamo che non è proprio un ufficio anagrafico in tutto e per tutto, diciamo che va a sopperire a tanti problemi che possono avere le persone, no? Certo. Specialmente in questo periodo di Covid, che appunto sono tutto chiuso, specialmente che personale chiuso, cioè manca personale, queste cose qua. Con le anagrafe chiuse noi andiamo a toccare quei punti della città dove diciamo c'è carenza. Messo nel calendario che appunto noi abbiamo fatto, no? Ci saranno vari punti come appunto Piazza Stengo, che è alla Falchera, dove l'anagrafe adesso è chiusa per ristrutturazione, e dato che anche Falchera è un po' staccata dalla città, le persone che sono in Falchera hanno dei problemi a recarsi alla prima anagrafe disponibile. E certo. Allora diamo questo piccolo aiuto.
oppure che ne so, Porta Palazzo, Piazza Stengo, Via Leoncavallo, che anche lì l'anagrafe è stata chiusa per Covid e per altre cose. E poi diamo molte informazioni, facciamo conoscere alle persone tutta una serie di cose che possono già risolvere a casa solo se hanno un computer, oppure alle edicole, cioè hanno tante risorse che attualmente magari non conoscono o ignorano. E questo è importante, no? Cioè, soprattutto hai ragione, in quelle zone in cui si sono magari sentiti appunto abbandonati, perché tra la situazione, diciamo, che è già abbastanza difficoltosa, perché lo sappiamo benissimo, è più di un anno che siamo blindati. Che stiamo cercando comunque in un modo o nell'altro di barcamenarci attraverso tutta una serie di problemi, e quindi ancora magari affrontare certe difficoltà diventa più pesante che mai. Quindi trovare qualcuno che con un sorriso ti dà le informazioni che ti servono e magari ti aiuta a risolvere un problema dicendoti: guarda, puoi fare così, puoi fare colà, cioè, secondo me è veramente tanta roba, posso dirtelo, certo. Ho detto proprio io come persona, cioè, se trovassi un servizio del genere sarei contentissimo, perciò sono contento di farlo, questo servizio, di dare questo servizio alle persone. Anche soltanto, guarda, mi viene in mente prenotare una carta d'identità. Adesso è dato che va tutto su prenotazione. Esatto. No? Prenotare una carta d'identità per un ragazzo che usa lo smartphone o il computer è una fesseria. Ma per ancora, perché quando mi sono prenotata io ci ho messo un tot perché mi cascava la connessione. Cioè, era vero, era l'inizio, quindi diciamo che era più problematico. Devono ancora addrizzare il colpo, addrizzare il tiro. Sì, era, adesso diciamo era l'inizio. Che non è difficile, però, per un ragazzino. Ma io penso a quella persona che ne so, quel signore di 60 anni, il muratore che torna a casa stanco, cotto dal lavoro, perché è tra l'altro un lavoro importante, no? Che si debba mettere ancora davanti a un computer, davanti a un smartphone e cercare di capire come funziona. Cioè, diventa, per lui è facilissimo tirare su un muro, ma sarà difficilissimo fare una prenotazione. Ecco, che arriviamo noi, in 5 minuti, ma 5 sul serio, gli facciamo la prenotazione, gli spieghiamo cosa deve fare, cosa deve portare, e così quando si arricherà all'ufficio preposto, non dovrà né tornare né fare, fa tutto lì ed è tranquillo che il problema è risolto. Questo per le carte d'identità, per gli indirizzi, per le residenze, per tutta una serie di cose che servono, diciamo, a un cittadino, un pubblico della città, cioè, e tanti altri servizi già li facciamo solo, cioè direttamente noi, come certificati, tanti servizi li facciamo noi, e spieghiamo anche che non solo li facciamo noi, ma si possono fare anche da casa, si possono fare anche nelle varie edicole, ci sono edicole e i tabaccai che possono fare. Così, facendo la spesa tranquillamente. Esatto. Diciamo che il nostro è informazione. Bravissima. È importante questo aspetto, perché effettivamente magari si hanno degli strumenti e manco si sa che possiamo usarli, perché se non ne siamo a conoscenza magari noi facciamo tutto un iter pazzesco, quando magari in realtà come mi stai dicendo ora, alcune cose io le posso fare dal tabaccaio magari sotto casa, senza andare a fare il giro del mondo. Quindi la comunicazione e l'informazione è importante. È molto importante. E soprattutto col sorriso. E con la caramellina, vi faccio vedere una roba. Eccola qua. Questo è... È uno strumento di lavoro. Uno strumento di lavoro di Carmelo Riga, perché lui... Quando arriva una persona arrabbiata con tutto il mondo, con tutta una serie di cose, con le istituzioni, e viene con la faccia imbronciata, io gli do subito una caramellina, no? Ecco. E addolcisco il suo malumore, e lui si rasserena, perché sa che dall'altra parte non c'è questa cosa insormontabile che è il dipendente pubblico che ti mette il bastone tra le ruote. No, non siamo noi così cattivi né così dispettosi. Sì. Poi, allora, voglio salutare anche Roberto Grappeia, Francesco Murlo, Lucia Simonis. Ciao ragazzi, ma che bello, quanti sono. Grazie. Tra l'altro voglio salutare anche Super Pippo. Ah, sì. Un abbraccione grande a Super Pippo, che dovete sapere che è mio fratello. Eccolo là.
Esatto, è così, noi lo salutiamo, chissà che non riusciamo a vederlo, ma se per caso con i suoi impegni non riusciamo a incrociarlo, noi lo abbiamo già salutato, ci siamo portati avanti. Ecco, dicevo, tornando a noi, al di là del fatto che questa è un'iniziativa dal mio punto di vista veramente bella, importante, io la trovo fantastica, è reale, perché sì, il reale, bravo. Cioè è qualcosa di tangibile, no? Perché tante volte dice, c'è questo, c'è quell'altro, però sono tutte cose un po' aleatorie, sono lì che svolazzano e dici, ma dov'è l'utilità? Tra l'altro, scusa se interrompo, prego, se qualcuno volesse sapere dove siamo diciamo nella settimana, su Torino Facile ci sarà il calendario dove noi sosterremo, no, nei vari giorni. Su Torino Facile troverete tutte le informazioni possibili che potete avere, se volete avere. No, è interessantissimo, esatto. Quindi per sapere dove trovarvi, andiamo a dare una sbirciatina su Torino Facile e sappiamo che vi acchiappiamo. Andiamo a prendere la caramella da Carmelo e anche tutte le informazioni del caso, sì. Quindi le prenotazioni, è importante questo aspetto, le prenotazioni per chi magari non ha così tanta dimestichezza con tutta quella che è la tecnologia, no? Sì, insomma, ma poi guarda, e le informazioni, perché tante volte hai ragione, si arriva sul posto, la prenotazione magari sei riuscita a farla e poi ti manca la marca da bollo, vado a caso, sì, no, piuttosto che la fotocopia del documento, piuttosto che qualsiasi cosa, e tu, dopo che magari sei tutto contento che sei riuscito a fare questo step, non hai tutte le informazioni, sì, ti tocca ritornare. Esatto, ti trovi un piccolo, ma grandissimo, piccolo problema, che è grandissimo perché comunque senza di quello non puoi svolgere, che ne so, la pratica che devi fare, invece con noi diciamo che istruisco già la pratica, così tu arrivi davanti allo sportello anagrafico, quello che comunque, no, ti potrà risolvere questo problema, cioè risolvere, sì, fare la pratica, risolvere, esatto, il problema, che già hai già tutto quanto, non dovrai, perché io ho visto negli anni, spesso volentieri, persone che mi dicono è la quarta volta che passo e torno qua. È vero che voi non lo sapete, è anche vero che magari, che ne so, tante cose uno non le conosce, è vero che tornate quattro volte, perché non è che noi facciamo tornare quattro volte, è che quattro volte mancano le cose, invece certo, così, no, arrivate e non manca niente, avete tutto quello che serve, una volta sola e poi siete tranquilli. Esatto, e non è poco, no? Perché ci regali, questo servizio ci regala il tempo. Nel senso, il nostro tempo, no? È molto prezioso. È prezioso. Ce ne rendiamo conto spesso, a volte troppo tardi, nel senso che passiamo magari la vita a correre dietro, sempre affannati, no? A risolvere. Magari fare una cosa due volte invece di una. Esatto, quindi questo è un regalo, secondo me, è un servizio importante perché ci permette davvero di risparmiare tanto tempo che noi possiamo impiegare. Intanto rilassarci, perché non devi tornare tre volte, che quindi magari ti innervosisci perché dici, allora, porca paletta, è la terza volta che sono qui, mannaggia, eccetera, no? Ma soprattutto, ecco che riscatta la caramellina. Esatto. Chi fa il proprio mestiere, qualunque esso sia, con passione, cioè con empatia. Tanto voglio dire, che ti piaccia o no, se questo mestiere tu hai scelto, dal mio punto di vista, tanto vale farlo con empatia, con entusiasmo, no? Semplicemente bene. Semplicemente bene, bravissimo. Perché non è detto che tutti amino quello che fanno, al di là che tu hai un grande amore per le persone, questo si evince da tante cose che tu fai e che dici, ma voglio dire, quando si sceglie un mestiere, che ti piaccia o no, se lo fai bene probabilmente sei più gratificato e le giornate ti passano meglio, perché altrimenti uno arriva a fine giornata veramente disastrato, no? Sì, arrivi che sei, come si dice, spianato. Sì. Cioè, esatto. Sinceramente, io a fine giornata, quando arrivo a casa, no, che c'ho il mio cagnolino che mi salta addosso, no, che vuole le sue coccoline, e io mi sento soddisfatto, mi accendo la televisione, cioè, per me è una vittoria, ogni giorno è un
un traguardo raggiunto e vinto. Concordo, una grande. Io poi c'ho anch'io il mio cagnolino, il mio micro isterico, che però adoro, ed è sì, loro ti danno tanto, però se arrivi con, insomma, con l'entusiasmo e anche con dai un po' meno lavoro anche a loro, meno male ti mettono sempre di buon umore, cioè, devono faticare meno per farti contento. Esatto. Voglio fare un po' di saluti a Sergio Bertolotto, Laura Mosca, la mia Din, Roberta Colombari, Danilo Pagano. Ciao a tutti, grazie per essere con noi, per fare con noi questa chiacchierata, e vi preghiamo anche di diffondere questa informazione. Perché sì, magari sì, perché è importante sapere che abbiamo la possibilità di accedere a un servizio e a delle informazioni in maniera semplice, andando proprio a chiacchierare con l'anagrafe, quindi con i funzionari, con gli addetti in giro per la città di Torino, che quindi ci aiuta ad avere informazioni più semplici e stare anche più tranquilli nell'affrontare tutte le pratiche che dobbiamo affrontare. Sì, mi piace che... questa cosa, te lo dico. Sì, allora, questo è un progetto pilota, no? Io spero che si allarghi, no? Non dico a macchia d'olio, ma quasi, no? Che ci siano... che sì. Spero che qualcuno anche nelle altre città prenda esempio come ha fatto Torino. E secondo me è una cosa grandissima. Io vado a fare la spesa al mercato e mi trovo l'anagrafe lì. Ah, a proposito, dovevo fare questo. Cioè, io penso che sia grandissima la cosa. Esatto, esatto. Io trovo questa iniziativa veramente innovativa, prima di tutto. Tra l'altro, nella sua semplicità, nel senso concettualmente, va a risolvere veramente un sacco di problemi, va incontro proprio alle esigenze della gente in maniera, permettimi, semplice, perché adesso che voi l'avete fatto dice vabbè, allora potevamo pensarci prima, no? Perché è molto semplice idealmente, sì. Però chiaramente ogni volta che l'idea geniale sta proprio in questo, no? Nel pensare e poi concretizzarla, diciamo l'idea, sì, renderla reale. Sì, l'idea geniale è stata questa, e l'idea geniale è stata pensare, sono anch'io un utente, sono anch'io la persona che ne avrà bisogno o ne ha bisogno, perciò mettersi dall'altra parte vuol dire comunque capire e sapere le problematiche, e allora c'è, vedi che nasce da sé, parte da solo, si crea da solo la cosa, cioè... Questa idea è partita semplicemente così e sta andando, cioè, e io sono veramente contento e soddisfatto. Ti vedo con molto, sì, soddisfatto di questo progetto, di cui in qualche modo sei uno degli artefici, proprio, insomma, ti senti forse un po' il papà, no? Di questo progetto, nel senso che ci hai messo proprio le mani nel crearlo e lo stai vivendo con il rapporto con le persone, quindi insomma... Ti senti coinvolto? Sì, diciamo che è stato creato da più persone. Certo. No? Diciamo che io sono quello che lo sto portando avanti, no? Direttamente sulle persone, no? Io e anche altre persone, ci sono anche gli altri collaboratori con me, però appunto sapendo che appunto c'è, cioè, sempre il solito discorso, sapendo che comunque, no, non è un servizio campato in aria, non è un servizio che si ferma lì solo a scopo pubblicitario, queste cose qua. Secondo me, dato che appunto la risposta della gente è stata notevolmente favorevole, no? Cioè, in quel caso allora sì, cioè, mi piace, e se riesco a portarlo avanti lo porterò ancora avanti. Ma certo che sì, perché no? E speriamo anche, come giustamente dicevi, che altri comuni possano in qualche modo seguire la vostra, diciamo il vostro esempio, perché... Secondo me è una bella cosa, veramente, tanto, tanto, tanto. Senti un po', ciao Roberto Dogliani, Laura Mosca dice sono dal dentista. Complimenti. Ci sentiamo più tardi, vi riascolto, va bene, grazie, 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 grazie. È bello anche
questo rapporto con le persone mi piace tanto. Speriamo che il dentista non le faccia male, che possa finire presto presto. Senti, il nostro tempo è quasi terminato, quindi a parte il ringraziarti per essere venuto qua a raccontarci questa iniziativa, che cos'altro vogliamo dire, chi vogliamo salutare? E poi spero che tu possa tornare presto a trovarmi, lo sai che mi fa piacere. Saluto tutte le persone che sono arrabbiate, no? Che così quando arriveranno in anagrafe, anche quelli itineranti dove sono, ci sono io, no? Vengono un po' meno arrabbiate, e c'è sempre la caramellina che le aspetta, tranquillamente. La caramellina ve la faccio vedere. Strumento di lavoro. Lo strumento di lavoro di Carmelo Riga. Grazie, grazie infinite per averci presentato questo nuovo progetto, l'anagrafe itinerante a Torino c'è. Sì. Esiste, ricordiamo che per sapere dove trovarla dobbiamo guardare. Torino Facile, c'è tutto il calendario e le piazze dove noi sosterremo giornalmente, e ci sarà anche un programma settimanale, mensile probabilmente, e tutto quanto da creare però è già ben strutturato. Benissimo, allora buon proseguimento per questo progetto. Io ti ringrazio. E a prestissimo per quel che riguarda il vederci, incontrarci per raccontare chissà anche altre cose, altri progetti, vedremo. Ok, ti ringrazio, io ringrazio tutti quanti. Un saluto a tutti, sognare si può. Ciao ciao. Alla prossima.